Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscolo e Vita. Se siete nuovi al canale, mi chiamo Giulio, sono un ingegnere appassionato di fitness e ho deciso di portare la ricerca scientifica alle nozioni di palestra, dieta, eccetera, eccetera. Oggi rispondo a una delle domande che mi viene poste quasi sempre, che è: ma come mai tu consumi 60 grammi di proteine a pasto? Io ho sentito dire, persino dalla mia nutrizionista, che il massimo che devo consumare sono 20-30 grammi, perché tutto ciò oltre questo non viene digerito dal corpo. Allora, mi sono chiuso e ho iniziato a trovare la ricerca scientifica. Una ricerca del 2013 ha proprio provato questa cosa, ha dimostrato che in realtà cosa fanno i 20-30 grammi di proteine a pasto? Sono sufficienti per massimizzare il tasso di sintesi proteica, ma questo non vuol dire massimizzare la risposta anabolica, perché effettivamente l'anabolic response è dovuto dalla disparità tra protein synthesis e protein breakdown. Mentre solamente 20-30 grammi sono sufficienti per massimizzare il tasso di fractional protein synthesis, se tu consumi oltre questo non vuol dire che perdi gains e che il tuo corpo non li digerisce, vuol dire che il tasso non aumenta, però in totale il valore di sintesi proteica è maggiore e quindi di conseguenza col passare del tempo tu avrai una risposta anabolica comunque maggiore in valore totale, il tasso rimane lo stesso. È qui che tanta gente ha fatto confusione e che i nutrizionisti si sbagliano. 20-30 grammi sono sufficienti per aumentare il tasso, ma se tu consumi 60, 70, 80 grammi di proteine a pasto, semplicemente verranno digerite tranquillamente, ci metterà più tempo e mentre il tasso di sintesi proteica frazionale non è, rimarrà invariato perché arriva a un punto di stallo, il valore totale della risposta anabolica continuerà a crescere linearmente, come è stato dimostrato. Quindi non ci sono problemi se vuoi consumare 30, 40, 50 grammi a pasto di proteine, se volete fare due pasti con tanti proteine e altri due senza, se volete fare invece sei piccoli pasti con proteine in ogni pasto, non è importante. Seconda cosa, seconda domanda legata alle proteine, ho deciso di includerlo in questo video. È vero che se tu consumi un elevato apporto di proteine rischia di avere degli effetti nocivi alla tua salute? E anche questo in realtà è errato, è stato studiato, ho trovato una ricerca del 2016 in cui hanno sottoposto degli atleti ad un anno di dieta, 6 mesi di dieta normale, 6 mesi di dieta iperproteica, fino ad un apporto di 3-4 grammi per chilo corporeo. Che cosa vuol dire? Io che peso 75 sarebbe addirittura 225-300 grammi di proteine ogni singolo giorno, che ovviamente è molto più di quanto si raccomanda di solito si raccomanda tra il 2 e i 3 grammi per chilo corporeo. Comunque hanno sottoposto degli atleti a 6 mesi di questa dieta iperproteica e poi hanno fatto i vari test del sangue e hanno dimostrato che in realtà non ci sono effetti negativi né alla salute né al funzionamento dei reni. Quindi state a posto, se voi siete degli atleti è vero, dobbiamo consumare un apporto di proteine più alti della media, ma questo dobbiamo farlo perché dobbiamo avere più aminoacidi in corpo se vogliamo crescere muscolarmente, però non ci sono effetti negativi sulla salute se siete già sani. Se avete già un problema di reni, allora ovviamente dovete stare più attenti perché in effetti le proteine possono avere degli effetti nocivi, però se siete in salute, consumare un elevato apporto di proteine ogni singolo giorno è stato dimostrato per ora che non ha degli effetti negativi. Se invece esce una ricerca che dice il contrario, sarò sicuro di portarvela. Questo è tutto per il video di oggi, abbastanza lungo, metto i link delle due ricerche scientifiche in descrizione. Un'ultima cosa, se tu vuoi calcolare i tuoi macronutrienti e vuoi sapere quante proteine devi consumare te, clicca il link sotto, ci ho messo il mio calcolatore gratuito, inserisci il tuo peso e ti dice più o meno, a seconda del tuo obiettivo, quanto proteine, quanti carboidrati, quanti grassi devi consumare. Oggi è tutto per questo video, io vi prego se vi è piaciuto di lasciarci un like che fa arrivare il video davanti a più gente proprio come voi, magari li aiuta. Detto questo vi ringrazio a tutti per l'attenzione, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!